Cosa preparo oggi nella mia cucina? Allora, ho intenzione di preparare pesce stocco cotto in un modo semplice proprio. Infatti, solo con pomodori, olive, peperoncino e un po' di cipolla. Allora, ho inserito nella vulcanica, nella padella vulcanica 24, un po' di cipolla, aggiungo un altro po' d'olio, non soffriggo, metto il pesce stocco, metto le olive, peperoncini e il pomodoro tagliato precedentemente a pezzettini. Un po' di sale, e un bicchiere d'acqua, un bicchiere di plastica, perché altra acqua la fa il pomodoro, la fanno i pomodori. Se io volevo cucinare il pesce stocco con le patate, a questo punto avrei inserito anche le patate tagliate grossolanamente, tanto con Magic Cooker si cucina tutto insieme, hanno lo stesso tempo di cottura. Porto sul fuoco, accendo, diminuisco un po' la fiamma, perché con questi tipi di pentole non ci vuole proprio la fiamma troppo alta, perché queste pentole prendono già di calore subito di suo. E copro col Magic Cooker cuotendo. E come sappiamo, i coperchi quadrati chiudono anche le pentole tonde, quindi hanno una marcia in più dal momento che chiudono sia le pentole tonde che le pentole quadrate. Vi anticipo cosa ho intenzione di cucinare stasera. Allora, vedete questo contenitore? Ebbene, sono degli ortaggi che avevo congelato tempo fa, proprio in questo contenitore di plastica chiuso. Allora, guardate cosa notate qua sotto, sono dei fagioli, della fagiolina tagliata a pezzettini, proprio per poter fare un minestrone. Poi qua aggiungerò stasera un po' di carote tagliate a pezzettini, una patata. E cucinerò questo come minestrone e inserirò dopo anche dei vitellini. Quindi metterò tutto in pentola con abbastanza acqua, perché a me il minestrone piace tanto acquoso. E dopo che cucinerò per un bel po', intorno a un quarto d'ora, queste verdure, inserirò i vitalini, il tempo di cottura della pasta, e la cena per stasera sarà pronta in un baleno. Ora controllo. Ok, vedete quant'acqua di suo ho fatto, pesce stocco. Ma questa, mentre si cucina il pesce stocco, si consumerà. Ora aggiungo l'IFIB, mezzo misurino, e così trasformerà questa pietanza in alimento probiotico per il nostro intestino.
Allora, il collifibi, che è un integratore, ma io lo uso come ingrediente nelle mie cotture, alimentiamo la nostra flora batterica, cosa molto importante per preservarci la salute. In più va ad abbassare il colesterolo, ci aiuta ad assimilare calcio e tanti altri benefici che non sto qui ad elencarli tutti. Ma con soli 10 grammi al giorno i benefici sulla nostra salute saranno tanti e non ha nessuna controindicazione nell'usarla. Ma attenzione, non se ne può prendere più di 10 grammi al giorno diluiti nell'arco della giornata. Oppure, che so io, se si vogliono prendere tutti i 10 grammi in una volta, sciogliere in mezzo bicchiere d'acqua e berla mentre si mangia. Però non se ne deve aggiungerne negli alimenti che si cucina. Quindi se si decide di prendere i fibi non nelle cotture, in quello che si cucina non se ne aggiunge. Però se si aggiunge i fibi in quello che si cucina, trasforma ciò che mangiamo in probiotico, e questa è molto importante, questa trasformazione, e diminuisce del 20% anche le calorie che andiamo ad ingerire. Per chi è intollerante al lattosio, i fibi migliora l'intolleranza. Vedete, l'acqua si sta asciugando. Questo continuo sempre a cucinarlo a fiamma alta, perché così quest'acqua si asciuga meglio, più in fretta. Avete notato che, non essendo frittura, io posso scoprire tranquillamente. E questo vapore che vedete uscire non è oleoso, è semplicemente acqua, puro vapore acqueo. E non va a condire le mattonelle, la cappa, gli stipetti. Controlliamo. Ok, cotto ed asciugato questo pesce stocco a tempo giusto. Ora vi mostro una cosa: nel spostare il coperchio non bisogna mai inclinare, c'è una gocciola, quindi si scopre verticale, orizzontale. Ora chiudo. Vado ad appoggiare la padella sull'omino. Ok. E copro, così si mantiene caldo per quando arrivano i miei.